Nuovo viaggio e nuova destinazione. Abbiamo raggiunto la Cappadocia, pronti per esplorare uno dei gioielli nascosti di questo angolo di mondo. Ci troviamo nella penisola dell'Anatolia, nell'odierna Turchia, proprio nel suo cuore. La regione è famosa per i suoi paesaggi unici, la sua storia e ovviamente per le mongolfiere. Abbiamo trascorso 3 giorni con un gruppo fantastico, tra trekking, giri in quad, escursioni e cibo eccezionale, sottoterra e... Ma iniziamo dal primo giorno. Siamo atterrati a Kayseri e subito ci siamo diretti a Göreme. E siamo arrivati nel parco a cielo aperto di Göreme. Spettacolare davvero. Bello. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, questo museo a cielo aperto è una tappa imperdibile. Un viaggio nel tempo tra chiese e monasteri scavati nella roccia. Questo luogo sacro era un importante insediamento religioso bizantino e centro di pellegrinaggio. Le varie strutture sono scavate direttamente nella roccia e la conformazione del territorio rendeva questa zona ideale per stabilirsi. Non abbiamo perso la possibilità di immergerci nella profondità della chiesa buia, un tesoro di affreschi che ci ha lasciato senza parole. Il suo nome è dovuto al fatto che un tempo avesse pochissime finestre, creando un'atmosfera misteriosa e affascinante. Comunque, considerate che nella maggior parte delle strutture non si possono fare riprese e foto. E ora stiamo facendo un trekking nella Red Valley. La giornata è proseguita con uno dei trekking più belli mai fatti. A pochi chilometri da Göreme ci sono la Valle Rossa e la Valle delle Rose. Qui praticamente ci sono degli avvallamenti tutto intorno a questi camini dove la sabbia è molto rossa. Invece oltre quella barriera c'è la valle che viene chiamata la Rose Valley perché è un pochino più rosastro il colore della sabbia. Molto molto bello. Poi ci sono tutte quante queste conformazioni che sono davvero, davvero fighe da vedere. Eh sì, da tanto tempo volevo venire in Cappadocia e il tempo non è il massimo, però vale davvero la pena. La Cappadocia si estende su un altopiano a 1000 metri di altitudine ed è circondata da vulcani imponenti. Il suolo è arido, scavato dall'acqua e dal vento. Il clima è difficile. Le due valli emergono da questo contesto e ci mostrano la misura e il valore profondo di un paesaggio nel quale le forme dell'insediamento umano e la dirompente natura geologica del suolo si fondono. E questa valle era perfetta per nascondersi, soprattutto dopo l'inizio delle incursioni turche nella zona, i fedeli cristiani, i greci, si riuscivano a nascondere molto meglio, fino a che non c'è stata l'annessione ottomana della zona e a quel punto la maggior parte della popolazione o si è convertita oppure è andata via. E qui siamo arrivati alla Rose Valley. Il percorso è davvero bello, ma poi la cosa particolare è che ogni volta uno si ferma perché pensa che il punto panoramico sia spettacolare, poi ti muovi, vai nel prossimo ed è ancora più bello, quindi è sempre un crescendo. Ci sono zone un po' accidentate nel percorso. Ma che spettacolo è! Bellissimo! Pieno di cavalli, perché qui fanno anche tanti tour a cavallo, soprattutto durante il tramonto, che è il momento perfetto. Ora c'è un po' di foschia, quindi non siamo stati fortunatissimi, però con il tramonto giusto e la luce giusta le rocce si illuminano proprio di rosso e di rosa. Ho visto foto e video spettacolari davvero. Un buon succo di melograno, dolcissimo. Buono, fresco. Il percorso si completa in poco più di 3 ore e ci ha fatto sentire come veri esploratori in un mondo sconosciuto. Immaginate di camminare tra formazioni rocciose surreali, con il vento che sussurra storie millenarie. Sarete travolti dalla bellezza selvaggia della Cappadocia.
siamo alla fase finale. Ora ci aspetta l'autobus e poi andiamo a cenare dopo una bella doccia. A dopo. E buonasera. E questa volta passeggiatina serale a Goreme. Le serate a Goreme sono quanto di più affascinante possiate immaginare. Ristoranti incantevoli, luci soffuse e il profumo avvolgente della cucina turca che si diffonde nell'aria. Un hotel nella zona di Goreme è il rifugio perfetto per una giornata di avventure. Tanti ristorantini, però le strade sono molto, non sono asfaltate, quindi si alza tantissima polvere. Ma quanto è trash tutto ciò? Il secondo giorno si apre con la Valle dell'Amore e gli iconici Camini delle Fate, formazioni geologiche scolpite dal vento e dal tempo. Ma quanto sembra finto questo posto! Le maestose rocce con le loro forme suggestive sono state fonte di ispirazione per antiche leggende d'amore e fertilità. Goreme è un punto perfetto dove stare la notte e avere un albergo da queste parti, perché poi dopo la valle è enorme, ci sono tantissime zone in cui, ognuna particolare, in cui fare dei percorsi, dei trekking. Ieri abbiamo fatto il trekking lungo la Valle Rossa, oggi faremo questo giro qui con la Valle dell'Amore, ma in generale tutta quanta la zona è estremamente bella, estremamente particolare. Ovviamente è una zona super turistica e quindi le attrazioni qui intorno si sprecano, però ci sta alla fine, è il modo migliore per far sviluppare la zona. Questa mattina saremmo dovuti andare su una mongolfiera, sai, classico quando vieni da queste parti, però c'era troppo vento e quindi il volo è stato annullato. A quanto pare l'aria deve essere molto calma per poter volare in mongolfiera. E fa caldo, quindi non si riesce a capire come mai questa mattina ci fosse tutto questo vento. Sfortuna, riproveremo domani. Qui ci sono tutte queste scalanature nella roccia, molto particolari. E ora stiamo tornando al van. Nella prossima tappa andremo a vedere come fanno le ceramiche in questa zona. Magari c'è anche l'effetto ghost. And now he is using traditional kick wheel. This is the oldest one, most traditional one we use for demonstration. La zona di Goreme è famosa anche per le sue ceramiche. Abbiamo raggiunto uno dei laboratori dove è possibile vedere come lavorano i vari artigiani e anche provare a fare le proprie creazioni. Pranzo fatto e ora si riparte. Tappa successiva è Uçhisar, distante solo pochi chilometri da Goreme. I due paesi si assomigliano molto, ma Uçhisar è sovrastata da un castello da cui si può vedere tutta la valle. Si capisce perché costruire un castello in questa zona, puoi controllare tutto. Tante, tante scale. E ci troviamo in cima all'Uçhisar Castle. Uçhisar vuol dire tre cime. All'inizio il castello è stato creato da tre famiglie, proprio qui dove ci sono tre cime, ed è un punto d'osservazione perfetto per tutta quanta la zona e per controllare tutta quanta la zona. Spettacolare, anche se tante scale per salire fin qui. E ora torniamo giù. E siamo arrivati alla Imagination Valley, alla valle dell'immaginazione, dove ci sono tutti questi cammini nella roccia molto simili agli altri che abbiamo visto in questi giorni, ma le forme sono molto strane, quindi lasciano spazio all'immaginazione. E quello è chiaramente un cammello. Tappa breve, stiamo già scendendo e ora si va alla prossima.
e ora si va sul quad. E buongiorno, terzo giorno qui in Cappadocia. Oggi ci aspetta un'altra bella lunga passeggiata nella valle di Ilara. Questa volta uno scenario molto diverso rispetto a quelli dei giorni scorsi. Ci troviamo in questo canyon, in questa valle, molto molto bello, molto fresco anche. Ed è estremamente piacevole passeggiare di qui. Per fortuna non è troppo fangoso, considerando che ieri ha piovuto. La valle si trova a circa un'ora di macchina da Goreme. Il meteo sembra abbastanza clemente, almeno questa mattina, per fortuna. Purtroppo anche oggi niente giro in mongolfiera. Il vento è troppo forte e quindi ci hanno annullato il volo anche oggi. Volo che sarebbe dovuto essere quello di riserva, visto che già ci avevano annullato quello di ieri. E vabbè, può succedere, alla fine il meteo non è controllabile. E intanto ci godremo questa passeggiata. Percorso di circa 1,5 km ad andare e 1,5 km a tornare, quindi non è molto lungo. E all'arrivo c'è questa zona in cui ci sono questi chioschi vicino al fiume dove uno può prendere un chai o un succo o anche mangiare qui. A quanto pare continuiamo il trekking perché si può andare avanti. Recuperiamo qualche ora dopo, che pensavamo di dedicare souvenir e altre cose. Arrivato il momento di tornare. Comunque davvero molto bello, si vedono benissimo le pareti scoscese. Questo qui è un canyon con questo fiume che è completamente circondato a destra e a sinistra, molto scenico. Siamo anche andati sopra al punto panoramico, quello che era una volta il vecchio ingresso, 1000 gradini, però bello. Siamo ripartiti. E dopo circa un'ora di autobus, di spostamento in autobus, siamo arrivati alla città sotterranea di Kaimakli. Ovviamente non poteva mancare l'esplorazione della città sotterranea di Kaimakli, una delle meraviglie nascoste della Cappadocia. Immaginate di scendere in questo labirinto sotterraneo, un viaggio nelle profondità della storia e dell'ingegno umano. Con 8 livelli che si estendono per oltre 55 metri sotto la superficie, questa città sotterranea ha ospitato migliaia di persone, offrendo rifugio durante i periodi di guerra e invasione. Non è l'unica città sotterranea della zona, ma Kaimakli è la più antica e meno affollata della più turistica di Rinkuyo. Siamo arrivati all'uscita. No, ma non ci potete credere. Si sono alzate le mongolfiere questa mattina. Buongiorno, buongiorno da Goreme. Questo è l'ultimo giorno per noi qui, anzi no, abbiamo il volo alle 10:30 e ci ritroviamo qui in tangenziale praticamente perché finalmente oggi sono uscite le mongolfiere, stanno volando nel cielo.
ci siamo dovuti accontentare di vederle volare con questo scenario che non è proprio il massimo, però dai, almeno le abbiamo viste, meglio di niente. Ora però ci aspetta il volo, quindi andiamo a finire di preparare i bagagli. E quello lì è il gruppo che prova in tutti i modi a fare le ultime foto alle mongolfiere prima di partire. Mentre concludiamo questo viaggio attraverso la Cappadocia, spero che abbiate sentito l'emozione e il cuore pulsante di questa terra incantata. Un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Grazie per essere stati con noi in questa avventura e al prossimo viaggio!